In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su Quanto Artigo. tempo ha a disposizione? No, le domande sono molto importanti e molto anche complicate. Cominciamo da quella più semplice. Da dove è nata la passione per il mio lavoro? Io sono cresciuto nell'Italia degli anni 70, dove c'era una crisi economica dopo l'altra. Lei mi dirà, ma cos'è di diverso in Italia? Effettivamente non molto, però in realtà quelle fu la prima crisi, la crisi che nacque dopo diciamo, la guerra del Kippur e l'aumento dei prezzi del petrolio del 73, che poi portò nel 76 l'Italia a prendere a prestito dei soldi dal Fondo Monetario Perché Internazionale. addirittura? L'Italia ha smesso di crescere. Beh, e questa, diciamo, è la domanda che tutti si pongono da tantissimo tempo. E E ovviamente, non c'è diciamo, un uno fattore dei solo. fattori, secondo me, che ha contribuito a questo enorme ritardo dell'Italia è l'incapacità dell'Italia di sfruttare quella che è stata la tecnologia e che rimane la tecnologia dagli anni 90 in poi, ovvero quello che si chiama Information Communicator Technology, sostanzialmente l'informazione digitale. E questa, secondo me, si interseca a Lei vari parla di livelli, una nel nuova senso ipotesi che scientifica, questo è molto interessante perché esprime il costante divenire della conoscenza, il fatto che la scienza è quella vera. Come succede delle funziona nuove l'Armstrong? informazioni. Formulazione di nuove teorie scientifiche a partire da come nasce la passione per il lavoro che svolge. Ma allora anch'io come Luigi parto diciamo, dalla domanda più semplice, che perché mi piace quello che faccio. La fisica è stata per me una passione che si è sviluppata abbastanza tardi, quindi diciamo inizialmente quando ero adolescente amavo moltissimo le lettere e la filosofia, eccetera. E un po' perché mi è sempre piaciuto sentire raccontare delle storie. Allora, appunto, già da bambina i miei genitori mi raccontavano queste storie, mi piaceva molto. E poi, appunto, la letteratura, la filosofia, eccetera, sono altri modi di vedere il mondo e di raccontarci delle storie riguardo il mondo. E poi, in realtà mi sono resa conto che, diciamo, la scienza ha questo potere di raccontare delle storie che sono molto E poi efficaci, noi non solo perché siamo. sono inoltrata in questo campo che è la teoria dei quanti, che è una delle due teorie più importanti che usiamo adesso in fisica contemporanea per descrivere il mondo, l'altra è la teoria della relatività generale di Einstein. E questa teoria è bellissima perché non soltanto ha questo aspetto diciamo, di essere una legge universale, che ha degli aspetti molto controintuitivi e sorprendenti, ma ha anche questo altro aspetto che può essere usata per fini pratici, cioè per rendere oggetti come i computer, Anche quando più noi abbiamo un esperimento efficienti, che continua a quindi verificare una legge per anche secoli, si può sempre trovare un ambito in cui poi quella legge fallisce e quindi c'è questa apertura verso l'errore, verso la possibilità di trovare errori, anzi trovare degli errori è in realtà una cosa che porta a diciamo, congetture ulteriori e questo penso sia diciamo, in comune a tutte le scienze ed è quindi un po' fuorviante quello che si viene insegnato anche a scuola riguardo diciamo, della parte scientifica del sapere dove sembra che tutto sia fisso, immutabile in questi libri di e testo. la E in paura ha realtà non è preso così. sempre più il posto della solidarietà tribale come fonte di coesione sociale. Ancora Attali racconta come la democrazia è sempre stata esportata con la guerra e le strategie impiegate dalle potenze per diventare centro nevralgico o rimanerlo o uscire dalla periferia spiegano gli aspetti fondamentali della storia dell'economia tecnica, Allora, culturale cominciamo e politica. di nuovo dalle cose più semplici. Differenza Europa-Stati Uniti. Diciamo che la differenza fondamentale è che c'è un maggiore spirito di solidarietà in Europa che si manifesta anche in generale, poi ci sono le eccezioni, in generale con delle politiche di welfare più generose, a cominciare dall'assistenza medica. La cosa, diciamo, più negativa degli Stati Uniti è che non esiste un'assistenza medica generalizzata,
e con delle distorsioni enormi nel sistema. Diciamo che fino a qualche anno fa avrei detto che gli Stati Uniti avevano un grande vantaggio invece nella libertà e possibilità di ricerca. Von Neumann inventò quest'idea del costruttore universale, lui lo chiamò Universal Constructor nei suoi scritti. E questo costruttore universale si può pensare come una sorta di stampante 3D, diciamo universale appunto, che può essere programmata per costruire qualsiasi cosa che sia fisicamente permessa. C'erano delle trasformazioni non soltanto che il computer universale non poteva eseguire. Un esempio classico è la trasformazione che consiste nel creare una replica di se queste stessi. Scoperte diciamo di base portano sempre degli stravolgimenti a livello tecnologico. In quanto tempo non si può predire, e non si può neanche predire se questo approccio funzioni o meno al momento. Però, come dicevo prima, il fatto di provare nuovi approcci è molto importante. Certamente. D'altro canto sono i sogni che hanno portato l'uomo dalle caverne alla luna, no? E ancora conveniente e necessario accelerare la crescita? Dipende da come misuriamo la crescita, cioè la forma tradizionale di crescita, che è l'acquisizione di maggiori cose, diciamo, oggetti, ha chiaramente delle conseguenze negative per il pianeta che difficilmente possiamo sopportare. Però la crescita nella sua forma migliore è accumulazione di conoscenza che ci permette di diciamo, sfruttare meglio le risorse che abbiamo e di vivere meglio in tutti i sensi. Quindi contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.